Poracce il gioco era ovviamente il capolavoro Sky Jumping Pairs. Se Lost Dream è stato il più veloce, tanto di cappello a Mike Chaney 2K che ha scritto il titolo completo. La risposta migliore però è quella di Professional Failure, ottimo Nick, che con il suo commento mi colpisce al cuore citando il miglior Mario Kart di sempre. Ah, il cubetto. Ma passiamo subito all'ultimo round della settimana. Di che gioco si tratta? Mi raccomando, solo risposte sbagliate. Una tragedia colpire quelli che rimuoveranno la statuetta dal buio profondo. Quella statuetta rimossa dalla città sacra, morte e distruzione colpiscono gli abitanti che abitano nel suo territorio. Poracci, benvenuti o bentornati su TG Poro, l'unico format di YouTube Italia dove si parla di videogiochi senza mai un accenno di stanchezza e sempre col sorriso in volto. Quella di oggi sarà una puntata ricchissima, anche perché vi dovrà accompagnare per tutto il weekend. Andremo a parlare dell'attesissima espansione di Animal Crossing, dei piani futuri di Nintendo e anche dei problemi che attanagliano il progetto eFootball. Vi piace come programma? La prospettiva di regnare incontrastati su YouTube Italia vi alletta? Beh, allora sapete cosa fare, lasciate un like e iscrivetevi attivando la campanella delle notifiche per essere sicuri di non perdervi i miei prossimi video. Poi in descrizione trovate il link al Patreon e il Patreon dei Poracci, nel caso voleste finanziare direttamente questo show. Ho detto tutto, iniziamo! Partiamo con qualche notizia al volo. Forza Horizon 5 è un capolavoro? Molto probabilmente sì, ma dopo che vi darò questa notizia non potrete che desiderarlo ancora di più. Come easter egg all'interno del gioco sono presenti dei clacson molto speciali che replicano i temi musicali di alcuni videogiochi Microsoft famosissimi. Una feature già presente in Forza Horizon 4, ma ai temi di Halo, Sea of Thieves e Killer Instinct si aggiungono quelli di Ori, Battletoads, The Outer Worlds, Doom e Banjo-Kazooie. Semplicemente geniale. Sentite che figata! Ieri abbiamo snocciolato un bel po' di dati di vendita e oggi vorrei approfondire un pochino i risultati di Skyward Sword HD. La remaster, lanciata lo scorso luglio, ha saputo conquistare sia la critica che il pubblico, nonostante fosse stata accolta molto freddamente dopo il primo trailer. Il titolo ha venduto ben 3,6 milioni di unità in solo 77 giorni dalla commercializzazione, il che significa che ha già superato le vendite totali della versione originale uscita su Wii nel 2011 e ferma ormai tra i 3,5 e 3,7 milioni complessivi. Un successo sbalorditivo che rientra di pieno diritto nella categoria effetto Switch. C'è da dire però che sono contento che questo capolavoro imperfetto abbia avuto modo di essere riscoperto dal pubblico. Io in primis posso dire di essermi goduto Skyward Sword per la prima volta. E continua la mia ossessione per il peso della GTA Trilogy Collection e direi che siamo agli estremi del body shaming digitale. Ti devi mettere a dieta, mangi troppo! Purtroppo però ho brutte notizie, visto che ora anche la cover europea della versione Switch è apparsa sui siti di diversi rivenditori e anche questa riporta il temutissimo banner che segnala la presenza di un download obbligatorio nonostante si tratti di una versione fisica. Paro prediction, facciamo partire il toto scommesse. Quali dei tre giochi saranno presenti su cartuccia? Io vado per lo scenario peggiore, solo GTA 3. Ma sono curioso di sapere la vostra. Ma passiamo alle notizie del giorno. Dopo il lancio anticipato della versione 2.0 di New Horizons, oggi è il turno di Happy Home Paradise, il primo e a quanto pare ultimo aggiornamento a pagamento di Animal Crossing. Il lancio purtroppo è stato accompagnato da qualche problema. Nintendo ha infatti reso nota la presenza di un bug che può compromettere l'esperienza complessiva di gioco e che per ora non può essere risolto, ma soltanto evitato. Sostanzialmente, una volta raggiunto un certo stato di avanzamento all'interno del DLC Happy Home Paradise, sarà possibile modificare le case degli isolani tramite il centro servizi di Tom Nook. Se si sceglie di apportare dei cambiamenti alla casa di un isolano con il gate dell'aeroporto aperto, si incorrerà in un bug che impedirà di vedere i contenuti previsti. Per evitare questo scenario, basta effettuare la richiesta con il gate chiuso, ma nel caso non si abbia avuto questa accortezza, sarà necessario abbandonare il gioco, riavviarlo e riprendere a giocare. Questa è la soluzione ufficiale proposta da Nintendo nelle sue FAQ e inoltre viene assicurato che il bug sarà risolto al più presto. E prima di passare oltre, vi segnalo che i dataminer hanno raccolto in un'unica pagina tutti i nuovi oggetti che possono essere sbloccati con la versione 2.0. E sono tantissimi, circa 9.000,
Se siete curiosi di vedere tutto quello che di nuovo il gioco ha da offrire, vi lascio il link in descrizione. In seguito ai risultati finanziari di Nintendo, che abbiamo discusso ieri, è arrivato il commento del presidente Shuntaro Furukawa, che ha fornito interessanti approfondimenti sulle strategie future di Nintendo. Vediamo quali sono. Il successo senza precedenti di Nintendo Switch ha permesso alla compagnia di investire in nuove opportunità di business e Furukawa ci ha tenuto a precisare come verranno investiti i nuovi fondi. Circa 100 miliardi di yen, ovvero 880 milioni di dollari, saranno utilizzati per espandere le capacità interne per quanto riguarda lo sviluppo dei videogiochi. Questo significa per il presidente far sì che la cultura creativa di Nintendo continui a crescere, espandendo le potenzialità degli studi interni ma non escludendo l'acquisizione di altre compagnie, un po' come è successo recentemente con Next Level Games, gli autori di Luigi's Mansion 3. Altri 50 miliardi di yen saranno invece investiti nella crescita dell'intrattenimento non relativo ai videogiochi, e questo settore include anche i film. Lo stesso Miyamoto, in un botta e risposta in seguito al briefing, ha confermato che c'è la volontà di portare altre produzioni cinematografiche a marchio Nintendo, anche se i progetti non si dovranno mai accavallare, ma piuttosto essere proposti uno alla volta. Il film di Mario, previsto per il 2022, è quasi finito. Forse quel rumor sul film di Donkey Kong con Seth Rogen potrebbe essere vero. E per finire, Furukawa ha affermato di aver stanziato 300 miliardi di yen, circa 2,6 miliardi di dollari, nel creare le fondamenta per mantenere ed espandere le relazioni con i consumatori tramite Nintendo Account. Questo significa migliorare i servizi come l'eShop, ma anche i servizi My Nintendo e il My Nintendo Store, senza dimenticare le iniziative non esclusivamente digitali, come l'apertura di nuovi punti vendita e di parchi a tema dedicati all'universo Nintendo. Insomma, è chiaro che l'obiettivo è quello di creare un ecosistema che si spinga ben oltre il semplice videogioco, che rimarrà sì il focus principale dell'azienda, ma che nel medio e lungo periodo verrà affiancato da tante iniziative pensate per tenere ancorati gli utenti ai prodotti dell'azienda. Proprio in quest'ottica i servizi in abbonamento acquisiscono una maggiore importanza, tanto che Furukawa ha confermato la volontà di continuare a espandere con nuove feature l'NSO e il suo pacchetto aggiuntivo, ora soprattutto che il servizio base ha raggiunto la bellezza di 32 milioni di abbonati. E sì, c'è anche stato spazio per una slide dove viene mostrato il successore di Switch che, sorpresa delle sorprese, arriverà entro il 2100. Ma si può essere più vaghi di così? Durante il botta e risposta successivo al briefing, alla domanda degli investitori «Cosa ci potete dire della prossima console?», Nintendo ha confermato di essere ancora nelle fasi preliminari di progettazione e di non aver ancora gettato le basi come il concept dell'hardware e la finestra di lancio. Inoltre è stato ripetuto che Switch si trova solo a metà del suo ciclo vitale e la compagnia si aspetta un sesto anno di crescita anche grazie all'aiuto di OLED. Quindi insomma, la nuova Switch la vedremo più o meno insieme al nuovo Mario Kart. Quindi mai. Sono comunque tantissimi i punti di discussione fatti emergere dall'analisi di Furukawa, quindi vi consiglio di recuperare il testo del briefing pubblicato da Nintendo. Anche questo lo trovate in descrizione. E torniamo a parlare, purtroppo, di football e di quello che probabilmente possiamo definire come uno dei lanci più disastrosi nella storia dei videogiochi dai tempi di Cyberpunk 2077, anche se questo è gratis. Purtroppo il pantano in cui si trova il calcistico di Konami è sempre più profondo. Come avevo pronosticato ieri, è arrivata la conferma ufficiale del publisher. Sebbene oggi sia uscita la prima patch correttiva, il gioco è ancora lontano dall'update 1.0.0. La prima major patch era prevista per il prossimo 11 novembre, ma ora è stata rimandata alla primavera del 2022. L'aggiornamento avrebbe dovuto portare tanti contenuti, tra cui il MyClub e anche l'arrivo di un sistema di Season Pass, microtransazioni e il contenuto aggiuntivo già acquistato tramite il DLC a pagamento disponibile da settembre. Questo significa che Konami ha iniziato a effettuare rimborsi ai giocatori che avevano voluto dare fiducia al free-to-play, costringendoli inoltre a cancellare e reinstallare il gioco. Un vero peccato, perché continuo a pensare che l'idea di proporre un free-to-play da aggiornare di stagione in stagione sia un'idea vincente, ma non se presentata in questo modo. Speriamo che Konami riesca al più presto a porre rimedio a questi errori madornali. Intanto però la realtà dei fatti è una.
Fino al 2022 inoltrato eFootball non sarà altro che una demo in pessimo stato, con pochi team disponibili e solo amichevoli da disputare, un vero insulto al nome di PES. E questo però c'era tutto per oggi, vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo e vi aspetto qua sotto nei commenti per discutere assieme delle notizie del giorno. Noi ci vediamo lunedì con un nuovo video, voi questo weekend lo sapete cosa dovete fare? Beh, a parte riguardare tutti i miei video, ma poi riposarvi e nerdare duro. E fate i bravi. Io sono il Poro Crossing, Michele Kawa, ciao! Ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Poreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente a portare avanti i contenuti qua sul canale e in cambio ricevi anche delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa!